Buongiorno a tutti, io sono Mattia, docente madrelingua di inglese presso il centro Mensana di Brescia. And this is English Bytes by Mensana. La parola di oggi è gentle, che è un false friend. Molto spesso qui ci capita di occuparci di false friends su English Bytes, perché a causa della loro derivazione latina assumono un significato nella lingua italiana, che è una lingua latina, e nell'inglese, che invece è una lingua germanica con grandissime influenze latine. Gentle significa delicato, ad esempio riferito a un tocco, una carezza, gentle touch. Questa parola deriva dalla parola gens, che vuol dire tribù, famiglia. Coloro che appartenevano ad una gens erano solitamente di origini nobili, di origini patrizie, ed erano caratterizzati da comportamenti molto più delicati, molto più raffinati rispetto a quelli della plebe. Quindi, questa parola importata dalle truppe romane, dalle legioni in Britannia, ha subito poi modificazioni a opera del tempo che l'hanno trasformata in quella che adesso è diventata la parola gentle, mentre per noi altre modificazioni hanno avuto il loro corso e quindi è diventata per noi la parola gentile. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info. Farewell!